Notizie false, ingannevoli o distorte, scoop immaginari, dibattiti urlati dove il dialogo è impossibile. In un contesto mediatico come quello attuale dovrebbe assumere maggiore rilevanza la figura di Francesco di Sales, il vescovo di Ginevra che nel 1923 Papa Pio XI proclamò patrono dei giornalisti, quale esempio di come si dovrebbe comportare chi quotidianamente usa la parola e gli scritti. È il messaggio col quale il vescovo di Bolzano Bressanone Ivo Muser, nel consueto incontro con i giornalisti in occasione della giornata delle comunicazioni sociali, ha voluto spronare chi fa informazione a seguire l'esempio di Francesco, il cui motto era «Se sbaglio voglio farlo per troppa bontà piuttosto che per troppo rigore». Riprendendo il messaggio di Papa Bergoglio, Monsignor Muser ha stigmatizzato in particolare il dilagante fenomeno delle cosiddette fake news, in sostanza le bufale. La verità vi farà liberi, fake news e giornalismo per la pace. Il santo di oggi direbbe fake news sono una peste della società, mezze verità, pettegolezzi. E penso che proprio anche in questo campo è richiesto la professionalità dei giornalisti. E il giornalismo di oggi deve essere sempre anche un impegno comune per la pace e per la convivenza tra tutti noi. Muser inoltre ha ribadito il suo timore che il dibattito sul doppio passaporto possa riaprire vecchie ferite.